Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli, come state? Spero alla grandissima. Se non mi conosci, mi raccomando, iscriviti al canale, accendi la campanellina così quando pubblicherò un nuovo video verrai avvisato, ok? Mi raccomando, poi miliardi di pollici su così aiutiamo il buon algoritmo di Google a fare in modo che i miei video siano sempre nelle primissime posizioni. Vai ad acquistare Il Venditore Bambino se ancora non l'hai fatto, così ci conosciamo un po' e soprattutto se vuoi veramente cambiare la tua vita dal punto di vista delle vendite, della comunicazione efficace, della persuasione, chiedi subito informazioni, vatti a iscrivere immediatamente alla Sales Mastery che terrò nel 2024 a giugno, a metà giugno, 14, 15, 16 giugno. Di che cosa parliamo oggi, ragazzi? Quindi, cosa fare se il tuo prodotto o servizio costa di più rispetto a quello della concorrenza? Se durante una trattativa di vendita ti trovi magari con un cliente che ti dice: ma sai, in realtà Mario, questo è il tuo prodotto, il tuo stesso prodotto, il tuo stesso servizio lo trovo a meno. Se il tuo prodotto effettivamente costa un 20, un 30, un 40% in più rispetto alla media di mercato, che cos'è che devi fare? Ad esempio, quando mi contattano le aziende per chiedermi consulenze, ok, di giornate, di mezze giornate, quando io dico il prezzo, se magari non lo anticipo, 9 volte su 10 mi dicono: Giuliano, ma sei in assoluto il più caro dei consulenti che io abbia mai sentito. Certo, ma c'è un motivo, ok? Il motivo è che io garantisco i risultati e do cose assolutamente pratiche da utilizzare. Se tu costi di più della media di mercato, costi di più della concorrenza, ovviamente quando vai in trattativa potresti essere un po' in difficoltà, perché sostanzialmente tu devi riuscire ad argomentare il delta più prezzo. Perché una borsa di Hermès, ok, costa di più della borsa che trovi magari nel banco al mercato? Beh, perché quella borsa lì ha una storia, ha un brand appiccicato e quindi magari la stessa borsa, uguale, identica, ok, magari senza brand, buttata lì al mercato, ok, magari potrebbe costare il 95% in meno. Se vuoi chiedere un prezzo più alto, ok, questo prezzo più alto devi essere in grado di argomentarlo. Uno, ovviamente se sei un brand, cioè se sei super conosciuto, non è necessario che lo argomenti. Poi due, i tuoi track record possono giustificare il prezzo. Se ad esempio sei sul mercato da tantissimi anni, hai fatto 1 milione di installazioni, hai, cioè, i tuoi track record, ok? I track record che cosa testimoniano? Testimoniano la tua autorevolezza. Poi il fatto che lavori per clienti conosciuti. Se ad esempio sei, che ne so, un'azienda che fa trasporto con conducente e abitualmente trasporti VIP, ok, e questi VIP magari hanno la possibilità di, cioè questi VIP magari ti rilasciano una recensione che testimonia la tua abilità, ok, solo per il fatto che non trasporti comuni mortali ma trasporti VIP, solo quella cosa lì magari ti può permettere di chiedere un 100% in più. Un'altra cosa potrebbe essere legata magari all'assistenza. Se magari tu dai assistenza in meno di 24 ore e tutti i tuoi competitor non sono in grado di dare assistenza in 24 ore e l'assistenza è una cosa importante per il tuo cliente, magari il tuo cliente sarà disposto anche a spendere di più. 5. Velocità. Anche questa può incidere sul prezzo. Se ad esempio tu costi il 30% in più, però sei in grado di erogare quel prodotto, quel servizio subito e quindi la usi quella cosa lì come unique selling proposition, quindi proposta unica di valore, cioè della serie noi eroghiamo il servizio in 3 giorni, in 7 giorni, è chiaro che quella cosa lì ti permette di argomentare il prezzo, no? È un po' come il salta la fila di Gardaland. 6. Potrebbero essere recensioni. Se hai tantissime recensioni positive, molte di più rispetto ai tuoi concorrenti, anche quella cosa lì te la puoi usare in trattativa.
sai Mario, ho trovato un'azienda che mi fa il 30% in meno rispetto a te. Va bene, guarda, facciamo così, ti autorizzo ad acquistare da loro se hanno più recensioni di me, perché ti devo dire, caro Mario, che noi mediamente abbiamo l'80% in più delle recensioni dei nostri competitors. Qui ci sarà un motivo perché noi abbiamo 80% in più di recensioni, ok? Ovviamente, ragazzi, questa cosa qui deve essere vera, cioè questo dato qui di soddisfazione, il tasso di soddisfazione del cliente e il numero di recensioni, ovviamente deve essere vero, come anche i track record. L'errore che si fa è questo: si parla solo del prodotto, del servizio, invece in realtà bisogna parlare anche di tutto il contesto che sta attorno, ok? Il contesto che sta attorno sono le sei cose che vi ho raccontato da questa parte. Ce ne potrebbero essere anche altre. Una settima potrebbero essere le garanzie che dai. Sì, è vero, costiamo il 50% in più, però noi usiamo la politica soddisfatti o rimborsati. Ah, cosa vuol dire? Vuol dire che se il video non va bene lo ripetiamo fino a tre volte, però costiamo il 50% in più. Beh, allora quasi quasi costando il 50% in più, però in realtà costate meno, perché se lo rifate fino a tre volte esattamente costiamo meno rispetto agli altri, anche se in realtà costiamo il 50% in più. Le garanzie ti permettono di argomentare il prezzo. Il contesto incide sul prezzo. Cosa vuol dire il contesto incide sul prezzo? Vuol dire che se io vado a bere il caffè alla macchinetta costa 50 centesimi, benissimo. Se io il caffè lo vado a prendere magari in piazza San Marco a Venezia, spendo 15 euro. Ma perché spendo 15 euro? Perché sono seduto in piazza San Marco, c'è un cameriere che viene, sono in un contesto piazza San Marco, Venezia, unico, e quindi il prezzo cambia completamente. Il prezzo potrebbe cambiare anche per scarsità. Vuol dire, se io sono in autostrada e devo far benzina o gasolio, e la benzina e il gasolio mediamente costano il 40% in più, sto zitto, perché sono in un contesto di scarsità, sono in un contesto di urgenza. Poi un'altra cosa che vi può aiutare ad ottenere un prezzo più alto è l'unicità. Se voi siete distributori di vini, ok, e avete importato un vino molto buono che non ha nessuno, capisci che quando vai a fare la trattativa con il ristoratore gli dici: guarda Gino, costa questo prezzo, 25 euro, 30 euro, quello che è a bottiglia, questo è fine, ok? Ma io trovo... No, possibile, perché questa cantina con questo vino, con questo gusto, con questo quello che è, insomma, non sono un sommelier, ce l'ho solo io, sono l'unico distributore in Italia. Quindi capite che non c'è confronto, ecco. Quindi di fronte all'unicità potete... Unicità a cose che effettivamente avete solo voi, potete riuscire a gestire, diciamo, un delta prezzo più. E poi chiaramente anche di fronte magari a un mercato monopolistico, ok? Cioè quel prodotto là ce l'avete solo voi, quindi se il cliente lo vuole non esiste che ti dice ma io lo trovo a meno, ok? Quindi questo è. Ok ragazzi, quindi se volete vendere a un prezzo più alto, mi raccomando, dovete riuscire a giustificare il delta più. Diciamo che, ragazzi, alla fine il cliente valuterà solo il prezzo se non ha null'altro da valutare. Ok? Se vuoi maggiori informazioni sulla Sales Mastery che terrò a metà giugno del 2004, qui sotto trovi il link in descrizione, spero di conoscerti dal vivo. Ciao ragazzi, ritorno dal passato, in realtà non volevo dire 2004 ma 2024, perché effettivamente siamo nel 2024, quindi mi raccomando, iscriviti alla Sales Mastery che terrò a giugno del 2024, ok? Ti aspetto, ciao!